American Pop. Quindi quella va tolta, va estrapolata dal contesto. No, io troppo è incassato il dove non raggiunto ai tagli, ma non è che gli trovo. Dichiarazione di voto.
a questa modifica dei regolamenti, perché riteniamo che comunque queste modifiche che sono state apportate non vanno altro che a migliorare il rapporto praticamente tra le utenze, i cittadini e la pubblica amministrazione. Per noi si tratta praticamente di applicare maggiori dettagli per rendere anche consono l'utilizzo di queste strutture ricettive e anche in previsione che appunto ci auguriamo che questi stabilimenti balneari in futuro abbiano un incremento, quindi diventino vere e proprie attività di un certo tenore. Quindi sotto questo punto di vista questi miglioramenti non sono altro, cioè queste integrazioni non sono altro che dei miglioramenti, dei dettagli che fino ad oggi sono sfuggiti al regolamento già esistente. Quindi noi lo accogliamo con un giudizio favorevole, positivo, quindi annunciamo il voto favorevole. Sindaco Giuseppe Ferrandino, dell'assessore Arrago, dottor Giosuè Mazzella, davano la loro disponibilità al sindaco di Torre Nova, in provincia di Messina, per il gemellaggio. A questa lettera è allegato la copia di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torre Nova del 2 maggio 2014.
ritengo di dover dare una risposta, quantomeno di cortesia, a questo comune che ce l'ha chiesto un anno e mezzo fa. Ma mettiamolo in positivo, siamo contentissimi. Siamo contentissimi di darlo. E allora votiamo all'unanimità. Grazie. Io ho chiesto la discussione dell'argomento senza portare un deliberato. Senza portare un deliberato, perché insieme a noi abbiamo già mandato delle note. Grazie a voi. Va bene, la relazione è stata importante. È un anno e mezzo. Vai, ho già mandato delle cose al comune di Corio che ha deliberato su questo tema. Se c'è bisogno di... Visto la delicatezza dell'argomento, il comune di Corio mi chiese un attimino delle note su di materia perché non aveva il consiglio chi poteva relazionare in tal senso, hanno fatto un deliberato con delle motivazioni e proponendo quello che poi fondamentalmente era una deroga dell'articolo 5 del decreto legislativo 22/2015 al secondo periodo, dove diceva che fondamentalmente per calcolare quanto tempo doveva prendere la disoccupazione un soggetto non andavano confrontati i periodi che avevano già dato luogo di disoccupazione. Naturalmente questo crea un disagio di impoverimento fortissimo alla sezione sociale. Pongo agli atti la proposta di delibera, se c'è qualcuno che poi non si ricorda. Allora, per il consiglio comunale di domani, come ci vogliamo aggiornare? Si intende il quattro o un orario stabilito, per può essere normale, per discutere l'unico punto, per discutere l'unico punto che il posto di soggiorno va bene. Se è 8 19.30 o 20. L'unico punto domani tassa di soggiorno, se no facciamo 20, capito? Non ve l'ho alle 20 con l'unico punto all'ordine del giorno alle 20 il posto di soggiorno.